Questo è il primo ascolto di Le nostre anime di notte di Anna Tatangelo, artista che ho sempre seguito. È uscita un po' di tempo fa, ma me la sono persa, quindi con ritardo faccio questo primo ascolto di un artista che ho sempre apprezzato. Allontanarsi non è mai la fine. La voce è un po' troppo forte, no? Un po' troppo rispetto agli strumenti, ma va bene. Adesso siamo qui. Bella questa chitarra acustica. Che questa batteria che è abbastanza elettronica, però gustosa. Guarda questa. Il video bello, proprio stiloso. Bellissime luci, bellissimi colori. Vedete che apertura. Questa è la canzone di Sanremo, no? Io non l'ho visto. Qua ci starebbero bene degli atti, degli... Suppongo che sia stata così, grosso modo, la canzone. Ditemi se mi sbaglio. Le tematiche, grosso modo, sono sempre quelle lì, credo. Non sto attenzionando molto il testo, però... fine di una relazione, l'inizio di una relazione, no, la fine. Queste atmosfere un po' anche abusate. E adesso siamo qui. E siamo nudi per la. Sa quanto tempo ci hanno messo a fare questa base? Proprio curatissima nei minimi dettagli. Questo effetto. Wow, una chitarra ci sarebbe bene, però Anna Tatangelo va bene anche così, anche se c'è qualche scelta stilistica, è così curata questa canzone. È anche nuova, c'è cioè proprio delle sonorità proprio. Non è una canzone da Laura Pausini questa. Scusate il computer piccolo. Avrei dovuto farlo in uno schermo grande, ma ho fretta, quindi il pezzo dura poco, credo sia per finire 2:35-30 secondi. Sto peccato. Una sola, no, una sola di chitarra è andata d'angelo, non li fa. Insomma, il videoclip alla fine è tutto così in questa camera d'albergo VIP. Le nostre anime di notte non si perderanno mai. Non si perderanno mai. Che poesia, ragazzi. Stacco di coscia? Queste le nostre anime di notte di Anna Tatangelo, ragazzi. Pezzone.